10.000 euro per l'acquisto di posaceni. 10.000 euro per l'acquisto di posaceneri nell'Italia con il divieto di fumo, 70.000 euro per l'acquisto di macchine trita documenti, 400.000 euro per l'acquisto di televisori al plasma. Contare le singole voci, anche quelle di dettaglio, giunge alla conclusione di vedere qual è il danno che si è fatto alla cultura, alla civiltà e alla moralità di tutti. E siamo al senso di questo libro. L'emergenza è un grandissimo affare, l'emergenza è una grandissima industria, e sull'emergenza hanno realizzato il massimo grandissimi personaggi politici. Con il terremoto De Mita e la DC ha governato l'Italia, c'erano 7 ministri dentro la DC, e con il terremoto Bertolaso è stato il primo soccorritore d'Italia, e Berlusconi a donna è stato lo statista. E badate, Bertolaso secondo me aveva in mente esattamente questo: succedere a Berlusconi. E la raccolta cinematografica degli atti, la scelta visiva e televisiva, produceva volutamente l'idea di un miracolo. Io ti devo fare il miracolo. L'impegno non era quello di portare naturalmente salvamento, e c'è stato, ma l'impegno era di proporre un modello che mai fosse stato altrove documentato e proposto. Il massimo in mezzo, fuochi d'artificio, sparatori. Ieri ascolto 14.500.000.000 pronta cassa per voi. Sarebbe stata una pazzia. 10.000 cantieri aperti, dunque 1.400 euro a cantiere. In questa confusione di sentimenti, di sensazioni, si raccoglie anche la dimensione piuttosto modesta, io devo dirvelo, civile e politica di questa città. Io ho visto anche i vostri rappresentanti politici al Parlamento, non ne sanno nulla, non studiano, non si applicano, non hanno chiesto. Adesso voi andate, legge per la ricostruzione dell'area, c'era bisogno di una legge per la ricostruzione e basta, top. E chiunque avesse bisogno di ricostruire utilizza quella legge, non per l'Aquila e poi per San Giuliano di Puglia. E guardate, ringraziate la televisione e i morti. C'è un capitolo su come si deve morire. A San Giuliano è stata pura finzione. San Giuliano di Puglia ha avuto a testa 252.000 euro. Sapete perché? Perché sono morti i bambini.